Era il giorno della parasceve e i giudei, perché i corpi non rimanessero sulla croce durante il sabato. Era infatti un giorno solenne quel sabato. Chiesero a Pilato che fossero spezzate loro le gambe e fossero portati via. Vennero dunque i soldati e spezzarono le gambe all'uno e all'altro che erano stati crocifissi insieme con lui. Venuti però da Gesù, vedendo che era già morto, non gli spezzarono le gambe, ma uno dei soldati, con una lancia, gli colpì il fianco e subito ne uscì sangue ed acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera. Egli sa che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si compisse la scrittura. Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della scrittura dice ancora: volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo questi fatti, Giuseppe di Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto, per timore dei giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù. Pilato lo concesse. Allora egli andò e prese il corpo di Gesù. Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato di lui di notte
e portò circa 30 kg di una mistura di mirra e di oli. Essi presero allora il corpo di Gesù e lo avvolsero con i teli, insieme agli aromi, come usano fare i giudei per preparare la sepoltura. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino, e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora posto. Là dunque, poiché era il giorno della parasceve dei giudei, e dato che il sepolcro era vicino, posero Gesù.